Una gran bella figura di intellettuale, molto, molto famoso non solo per le sue apparizioni in TV, ma perché comunque è un grande opinionista. E ho avuto modo di conoscerlo anche come scrittore e non vi anticipo nulla. Ve lo presento, per quanto una biografia molto stringata possa servire a presentare una persona. Si laurea in lettere moderne nel 2000 con una tesi sui cantautori. È giurato al Club Etenco e direttore artistico del premio Pigro Ivan Graziani. Appassionato di vino e cucina, è sommelier e degustatore ufficiale, oltre che assaggiatore di formaggi. Vive a Cortona, giornalista pubblicista, ha scritto per Il Mucchio Selvaggio, Il Manifesto, Il Riformista, L'Espresso e Panorama, prima di passare nel 2005 alla Stampa. Nell'estate del 2011 approda Il Fatto Quotidiano. Si occupa di politica, attualità, cultura, costume, musica, vino e sport. A teatro è autore e interprete dello spettacolo Gaber se fosse Gaber, patrocinato dalla Fondazione Gaber, che ha attraversato i teatri d'Italia dal 2011 al 2013. Nel settembre 2012 ha esordito con un secondo spettacolo teatrale, Le cattive strade, con Giulio Casale, dedicato a Fabrizio De André. Scanzi è spesso ospite in programmi giornalistici come opinionista, soprattutto sulla 7. Sulla 3 conduce, dal 2012, il programma di interviste Reputation, in cui analizza la reputazione degli ospiti sulla rete. A voi, signori e signori, Andrea Scanzi. Presentazione del libro, dell'ultimo libro, l'ultima fatica editoriale, come si dice in gergo, di Andrea Scanzi, che è il suo primo romanzo. Però dobbiamo dire che Andrea è reduce da una full immersion siciliana, è stato a Ragusa, Marsala, Capodorlando, adesso Castelbuono. E allora la prima cosa che mi viene proprio spontanea da chiederti, ecco, cos'è per te la Sicilia, Castelbuono? Tornare a Castelbuono, cosa significa? Buonasera, anzitutto e grazie di avermi nuovamente invitato. E il fatto stesso che io sia per la seconda volta consecutivamente qui, secondo me è una risposta chiara a quello che mi è stato appena domandato. Io viaggio molto per lavoro, viaggio molto per teatro e devo dire che con il teatro, con i miei spettacoli, la Sicilia l'ho vista poco e spero che prima o poi ci verrò più spesso, però con il libro qualcosa è cambiato. Quando fai molti spettacoli teatrali, quando fai molte presentazioni di libri, ti rendi conto spesso, per non dire sempre, che l'Italia è un paese molto più bello di come ce lo raccontano e di come ce lo raccontiamo, perché io faccio il giornalista e quindi io stesso racconto o provo a raccontare questo paese. Perché è più bello di come lo crediamo noi? Non perché non esistano i problemi ci sono e peggiorano di giorno in giorno spesso, ma è più bello di quello che noi crediamo perché se viaggi tanto incontri dei piccoli o grandi avamposti di utopia, dei luoghi di resistenza, dei luoghi che riescono a conservare una smisurata bellezza e riescono a rimanere, come diceva De André, popolati da anime salve, riescono a non farsi intaccare dalla realtà più brutale. Tu vai in questi posti e ti senti a casa, ti senti protetto. Io non ci vengo spesso, abbastanza, ma non spesso in Sicilia, prometto di farlo di più. Però tra i tanti incontri che ho fatto in questi anni, devo dire che un anno fa, quando sono venuto qui su questo stesso palco, più o meno un anno fa esattamente, a ritirare il premio, è come se avessi percepito nettamente una grande sintonia, una grande empatia tra me, voi, questo luogo meraviglioso, e non potevo non presentare questo libro a cui voglio bene in un luogo che per certi versi è un po' una piccola parte di casa mia, e quindi vi ringrazio. Eccola! Grazie! Grazie di essere qui con noi e che dire, io non aggiungo altro perché Gioacchino è una persona che pur non facendo nulla riesce a essere sempre sulla cresta dell'onda e quindi a te il microfono per il tuo intervento in questo momento di cultura con la presenza di Andrea Scanzi. Grazie. Andrea,
ho ricevuto l'onore di consegnarti un premio, un ricordo di questa comunità, una comunità che si ispira alla ricerca del bello e del buono, e quindi è un premio che va a un cultore del bello e del buono che ha assaporato non solo la sicilianità ma anche la castelbuonesità, che è un sentimento che lega a questo paese, non solo a quelli che abbiamo avuto l'onore di nascere in questo paese, ma anche a quelli che hanno la... Grazie a Gioacchino Genti di questa presenza che nobilita ulteriormente questo momento. Noi, prima di dare il microfono, no, ce l'ha ancora, per un saluto Andrea Scanzi, e poi daremo subito il passo al premio, alla consegna dei premi divini. Io voglio dirvi un'ultima cosa: ci saranno tanti premi, persone straordinarie che saliranno sul palco. La cosa che mi viene da dirvi come saluto è legata a uno dei momenti più belli della mia vita, e mi è tornato alla mente pensando a, vedendo da vicino per la prima volta Gioacchino. Questo paese è pieno di ribelli e di persone che lottano per un paese migliore, che non sempre vengono compresi subito nella loro battaglia. Io ricordo che uno dei momenti più belli, intensi per me ma per tutta la mia generazione, è stato nel 1993. Pensate, ma lo sapete meglio di me, quello che era successo l'anno precedente. L'anno precedente se n'erano andati delle persone straordinarie. Se n'erano andati Falcone, se n'erano andati Borsellino, le loro scorte, se n'era andata la moglie di Falcone. Borsellino se n'era andato sapendo benissimo a cosa andava incontro, lo sapeva che era arrivato il Tritolo, sapeva dove avrebbero fatto l'attentato, però va incontro al suo destino perché non si può fare altrimenti. Ecco, io avevo 18 anni, la mia generazione più o meno aveva quell'età lì. L'anno successivo una persona straordinaria che bisognerebbe ricordare ogni istante, ogni secondo, che si chiamava Antonino Caponnetto, e che era capo, come sapete bene, del pool antimafia, volle incontrare gli studenti, le scuole. Perché? Perché voleva sapere quanto era rimasto, quanto aveva germogliato il sacrificio di Falcone e di Borsellino. Ricordo che venne anche nella mia scuola, la scuola era Arezzo. C'era il teatro pieno, il cinema pieno. Caponnetto parlò da persona fragile, da persona ferita, da persona che aveva visto andarsene da poco non due colleghi, due amici, due figli. Aveva sempre gli occhi lucidi, però era forte, era solenne, era maestoso, era bello. Era come avere davanti la storia quando parlava, anche per un diciottenne, lo capivi già allora. Ecco, io ricordo che alla fine lui ci guardò, a noi ragazzi, che eravamo il futuro, e ci disse: ragazzi, è stata bella questa mattinata passata insieme, però adesso tocca a voi, perché voi avete 18 anni, 19, magari l'anno prossimo andrete al voto, magari comincerete a lavorare. Se voi non farete tesoro dell'insegnamento, del sacrificio di Falcone, di Borsellino, dei veri, autentici servitori dello Stato, voi farete il reato più grave, perché vi renderete in qualche modo colpevoli di aver reso vano quel sacrificio. Ecco, io credo che queste parole bisogna ricordarsele sempre. Grazie a tutti voi e buona vita. Grazie Andrea Scanzi. Ricordo, per i tanti che hanno acquistato il libro, che chi volesse può avere l'autografo direttamente dall'autore. Spero, insieme ad Anna, di aver condotto nella maniera migliore questo momento di grande cultura, di grande Castelbuono. Alla prossima, ciao a tutti, buona serata.